a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Remother Tormented Fathers. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video ed eccoci qua di ritorno. Dopo che la volta scorsa avevamo assistito ad una scena a dir poco raccapricciante ragazzi, perché questo folle vecchio tiene la moglie in decomposizione lì a letto mentre le falenese la mangiano. E che dire, adesso la nostra cara protagonista si è decisa a fuggire da questa villa, oserei dire, infernale. L'altra volta era uscita direttamente dalla stanza, però direi che avrei potuto fare attenzione prima di entrare nel bagno, nel senso che avrei potuto sbirciare. Però c'è qualcosa di luccicante che intasa lo scarico della vasca, sembra la chiave di un orologio o qualcosa di simile. Devo trovare qualcosa per sbloccarlo. Oh mio Dio, questa deve essere la vestiera del dottor Felton. Che abbiamo preso? Hai preso chiave del corridoio pianterreno. Gli oggetti chiave sono elementi fondamentali per proseguire nella storia. Ok, con oggetto mancante e con Y possiamo aprire l'inventario. Per utilizzare un oggetto chiave, posizionati davanti a un elemento con l'icona oggetto mancante. Usa il tasto apri inventario, seleziona l'oggetto chiave che vuoi utilizzare e premi l'opzione usa. Ok, quindi per utilizzare gli oggetti ragazzi dovremo aprire l'inventario stesso. Per cui qua c'è un altro diversivo, qua dentro oltre il putridume, la schifezza, direi che non c'è assolutamente niente, per cui direi che non ci resta che provare ad uscire ragazzi. E purtroppo una cosa che avevamo scoperto ragazzi è che questo gioco non ha i salvataggi automatici, per cui questo, ok ragazzi, gli specchi col metronomo sono punti di salvataggio, per cui qui possiamo ovviamente salvare la partita, grazie al cielo. Ammazza che faccia. Ah, già salvato il gioco? Mantiene LT per ripristinare la vita, vabbè in questo caso non ci serve, per cui ci può essere utile ragazzi anche come punto di ristoro, chiamiamolo così. Fatto sta, che cosa c'è qui? Un piccolo montacariche che comunica col piano di sotto, ok, perché c'è questa icona così di spavento, di pericolo? Guardiamo un attimo. Ah ok, qua c'è un coltello, abbiamo preso l'oggetto alla difesa ragazzi. Ci ricordiamo che non possiamo usarne più di uno. Non ho la minima idea di dove possa essere andato il vecchio, per cui siccome questa casa è estremamente grande e l'idea che quel tizio squilibrato sia qui intorno non è che mi conforta più di tanto, per cui avevamo trovato una chiave del corridoio al pian terreno. Perfetto, per cui immagino che l'unica cosa che ci rimanga da fare ragazzi è andare al piano di sotto, quindi vedere se magari possiamo avere accesso alla porta di uscita, cosa di cui dubito fortemente. Oh Gesù. Va bene, direi che come avevo detto nel primo episodio, sappiamo tutti benissimo che questo gioco mi farà venire un'ansia assurda, vero? Siamo tutti consapevoli di questa cosa, io in primis, purtroppo, anche se non vorrei essere... Oh merda, mi ha visto. Oh. Ah! Guarda, mi ha visto. Ma vaffanbè, vecchio schifoso, vecchio schifoso, la concia tua madre. Oddio. Ok. Ok, la musica mi sta facendo venire e tipo un infarto. Il vecchio mi insegue e prova a fuggire dalla villa. Te pare semplice? Non vedi che questo mi sta inseguendo così? Individuo una via di fuga alternativa, esplora la villa, perché abbiamo visto ragazzi che la porta d'ingresso era bella che chiusa. Sì, ma avrei intenzione di lasciarmi in pace in qualche modo o... No ragazzi, come faccio a fuggire da sto stronzo? Aia, la concia tua madre. Vabbè, io me ne vado, vado di sotto, corridoio pian terreno, chissà dove cavolo. Ma no raga. Ah! E va, no vabbè, ok, niente, premi, ok, ripetutamente, possiamo liberarci, oddio.
La prima morte di questa serie, signori. Il maledetto vecchio mi doveva beccare, perché io non sono stata estremamente prudente, effettivamente. Però, il vecchio, guarda caso, era giusto lì, nel corridoio d'ingresso. Che culo. Ma che cazzo! Vabbè, sì. Sì, vabbè. Io ti lascerei pure. Minchia, è veloce, eh. In ogni caso. Oh! Ma stupid bitch sarà tua moglie, scusane. Come facevo a chiudermi tipo la porta alle spalle? Non lo so. Ok, corri però. Ecco. Merda. Merda. Ecco, niente da fare, raga. Ecco. I knew it, la conce tua madre. Sì, comunque il fatto che tu sia nudo, direi che è abbastanza sgradevole, capisci? Ok, quello è il nostro oggetto da difesa, ragazzi. Il nostro unico oggetto da difesa. Almeno adesso rimani lì, eh. È chiuso, ecco tu. Niente. Ovviamente adesso ci inseguirà, perché ci inseguirà. E non so se io riuscirò a concludere qualcosa a sto punto. Il tutto è estremamente inquietante, diciamoci la verità. Ci ricordiamo che lo specchio per salvare era di sopra, giusto? Vabbè! Così in se può andare avanti, figlio mio, così in se può. Sì, va bene, avevo preso un oggetto alla difesa per fortuna, però minchia. Ho provato a premere. Vabbè, è andata. Nei modi in cui muore, direi che sono estremamente terrificanti. Riusciremo in qualche modo a trovare una soluzione ai nostri problemi senza incappare per forza in questo vecchio maledetto? Troveremo un modo? Non lo so. Ok, qua si entra. Questo è il suo studio, se non sbaglio, no? Ecco qua. È entrato qui? È un incubo. È un vero e proprio incubo questo, o no? È chiusa? Che sfiga. Qua c'era, vabbè, il foglio che avevamo già analizzato. Qua dentro mi sa che non c'è nient'altro. E che sapete, ragazzi, che lo stealth non è il mio forte, effettivamente. Vabbè. Ci dovrò fare l'abitudine. E qua? Belle le tue chiappe bianche. Ok, raga, ho fatto appena in tempo a nascondermi. Per una volta, un modo per nascondermi è andato a buon fine. Io mi auguro che quel rumore significasse che è entrato in qualche porta. Sinceramente. Comunque, io ho una chiave per il pian terreno, raga. Pian terreno suppongo che significhi andare giù. Per cui, allora, l'ingresso è chiuso e questo l'avamo capito. Si può andare ancora più giù, però a quel punto non so se sarà pian terreno, effettivamente. Cioè, quindi, boh, proviamo a vedere se di qua c'è qualche porta con cui si può aprire questa. Vediamo un po'. Non è questa la chiave? No, sembra che dall'altro lato. Non è questo il caso, allora. Anche questa. Forse ho bisogno di qualcosa per usarlo, vediamo. Ci siamo? Ok, era la chiave giusta, ragazzi, finalmente. Il punto è, io non so quanto spesso posso nascondermi sotto il divano. Cavolo. Come fare a essere dovunque? Nasconditi, nasconditi. Era qua nelle vicinanze, direi che è il caso di stare un attimo nascosti. Dicevo, io non so quanto spesso ci saranno punti di salvataggio, eh. Eccolo qua, si sta avvicinando. Direi di restare nascosti, ragazzi, fino a quando non se ne sarà andato. No! Che dovevo fare, cavolo? Non ho letto! Dai, che palle, però, non è giusto. Bella la cucina. Dai, ti prego, dimmi che ce la fa, dimmi che ce la fa. Ok. Dai, muoviti, cazzo! Ma siamo riusciti da qua? E che è servito? Vabbè, ci dovrà essere qualcosa nella cucina, raga, che mi sono persa, perché ovviamente non ho potuto
ecco, non ho potuto controllare con calma perché ci sono 10.000 cose da esplorare qua. Ma ovviamente, ecco. Sì, ah, tu puta madre. Che palle, raga. Così si può lavorare tranquillamente, però. Qua ci sono pure, tipo, 10.000 altre porte. Devo leggere che cosa devo fare. You are not allowed to stay here. Mi ha visto? Vorrei ancora capire perché il tipo è nudo, comunque. Non ho letto che diceva mantieni la calma, che cosa dovevo fare. Non lo so, vabbè. Ce l'abbiamo fatta? Non lo so, raga, fatto sta, cioè, che così non si può andare in giro, eh. Qua c'è, c'è un punto di salvataggio, grandioso. Direi di approfittarne. Alessandra mi ha suggerito comunque di chiudere sportelli e cassetti. Queste immagino che saranno tutte chiuse, ste porte. Pure sti condotti di aerazione si possono usare in qualche modo? Il punto è che il tipo potrebbe essere dovunque. Cioè, ma non lo sento più. Proviamo ad uscire. Oh, è tipo dietro l'angolo. Farebbe ridere. Ok. Sento i suoi passi, di sicuro è qua dietro. Suppongo, no? È qua o no? Sì che è qua. Eccolo lì. Minchia. Ah, che... Sì, I knew it, tu sorella. Così non si può vivere, raga. No, 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 no. Così, raga, non ce la farò mai ad esplorare nessun posto. Cioè, così è impossibile, davvero, eh. È impossibile. Perché di sicuro dentro sta sala da pranzo ci sarà qualcosa. E sto orologio? Scompartimento della batteria è sigillato. Deve essere sbloccato dal quadrante che... Ci sarà un codice. Trova la chiavetta mancante dell'orologio a pendolo. Nel quadrante dell'orologio manca una chiave. Bene, quindi questo potrebbe essere uno dei nostri prossimi obiettivi. La chiave mancante dell'orologio. Ok, non è qua dentro, almeno. Qui cosa c'è? Ok, niente di che. Non è... Cioè, le cose potrebbero essere anche nei cassetti, perché se devo controllare tutti i cassetti, sto fresca, raga, eh? Perché la tipa è lentissima ad aprire e a chiudere. Qui c'è un foglio. Sospettato di rapimento e incendio doloso, il rinomato professore si uccide. Non restando le accuse, si impicca Albert Elias Wyman. Ok. Quindi il tipo che li minacciava. Che cazzo? Chi? Ah, è caduto sto affare. Perché? Cosa c'è? È preso cavo metallico. Che diavolo me ne dovrei fare del cavo metallico? Intera famiglia Felton ritratta in un'aura aria spensierata. Certo, proprio spensierata. Allora, questa è chiusa, ovviamente. Ecco, eccolo là. Ok. Sì, è arrivato già incazzato nero. Scusate. Sì, sì, sì. Ok. Ok, meno male che questa almeno era aperta. Lo sportello del forno è bloccato. Mettere la maniglia. Sto cercando qualsiasi cosa. Ah, questo mi può servire nel bagno di sopra. Perfetto. Sperando di poterci arrivare. Devo andare di sopra. Va bene, almeno abbiamo trovato questa soluzione. Tra l'altro di sopra, se non sbaglio, c'era uno specchio, no? Ok, direi di approfittare. Di correre, visto che il tipo è di sotto un attimo. Era di qua? Spero di sì, cavolo. Perché sapete, ragazzi, che io col senso dell'orientamento faccio molto schifo. Comunque si dovrebbe essere di qua. Ok, lo specchio è qui. Direi di salvare. Uff, sto salvataggio è molto strano. Effettivamente, la prima volta che vedo un salvataggio simile. Il bagno dovrebbe essere qui. Eccolo qua, ok. Perfetto, raga. Possiamo usare lo sturalavandino. Almeno sono riuscita a risolvere uno dei vari problemi. Chissà che schifo che c'è là sotto. Avevamo trovato anche un cavo metallico, se non sbaglio, no? Ah, è caduto di sotto? Merda, pensavo di poterlo prendere. Che roba è? Ah, è la cosa per l'orologio. Ritrovo l'oggetto caduto nello scarico. Certo. E dov'è lo scarico? Fatto sta che poi che altro abbiamo? Cavo metallico. Può ancora sostenere il peso. Ecco, nelle vicinanze però. Eccolo lì. Io non è che c'ho molto tempo da perdere effettivamente, eh. Se mi nascondo qua mi vede. Boh.
Se continui a respirare così affannosamente, direi che ci sente più che altro. Ma vieni o no? Non lo so, raga, ma si fa vivo. Direi di provare a vedere se sta arrivando giusto adesso da queste parti, perché potrebbe essere. Allora, quindi dovrei trovare lo scarico. Però dove potrebbe essere? Al piano di sotto? Magari nella cucina? Non lo so. Non ne ho la minima idea, raga. Faccio supposizione a caso. Fatto sta che di regola la chiave è caduta. E quindi quando qualcosa cade va al piano di sotto, immagino, no? Supposizione intelligentissima, direi. Minchia, è sempre dove passo io, sempre, eh? Ho un minimo di pace, no? Eccolo là. Dove ho messo le dannate pillole? Ti servirebbero. E te ne servirebbero pure parecchie. Guarda caso, ragazzi. È andato al piano di sotto. Che culo. Direi che è il caso di uscire. Non è che possiamo stare qua chiusi 3 miliardi di anni, raga. Credo che dovremmo andare qua a destra. Sì, vabbè, sì, la concia tua madre, vedete la merda. Dove diavolo sarà uno scarico? Sarà qua in giro? Non lo so, stavo provando a vedere per terra, ma... che fai? Perché è rimasta lì così lenta? Non capisco. Te la sei cercata, figlia mia. Sì, sì, sì. C'hai ragione tu, c'hai ragione tu, va bene? Ecco, chiusa. Ciao. Vabbè, ormai che non ho la minima idea, ragazzi, di dove possa essere lo scarico. Questo è il punto. Perché hanno inquadrato una grata per terra. E dove diavolo potrebbe... Dove potrebbe essere una grata per terra? Non ne ho la minima idea. Proviamo ad andare ancora più giù? Ci proviamo, anche se qua... È tutto... Ah, è qua, è qua, è qua. Perfetto, perfetto. Almeno sono riuscita a capire dov'è il punto. Ecco, niente, non ce la faremo a scappare, raga, stavolta. Niente da fare. Va all'inferno. Non ce la farò, in ogni caso. Almeno adesso sappiamo dov'è. Non so se basterà nascondersi qua, io mi auguro di sì. Da dove uscirà? Da dove uscirà? E chi lo sa? Eccolo lì, raga. Attenzione. Ok, è andato. Direi, vediamo se riusciamo ad approfittare, ma... Non so. Madre mia. La povera Madame Svenska è ridotta veramente di merda. Allora, analizziamo qua. Ok, come lo prendo però? Siamo capaci di sollevare sta cosa? Non credo. Figurati. Madre mia. Madre mia, che esagerazione. Quanto pesa sta cosa? Trovo un modo per sollevare la grata. Bene. Un altro problema. Come se già non ne avessimo abbastanza, no? Ok, prendiamo questa. Va che non si sa mai. Un piccolo montacarichi. Bla bla bla. Ok, il punto è: pannello di controllo per la scala richiede delle pile. Vabbè, tanto per cambiare. Sto gioco mi sa, ragazzi, che sarà pieno di enigmi da risolvere. E qua mi dovrete dare anche una mano voi, ragazzi, eh? Ok, abbiamo potenziato l'oggetto della difesa. Il punto è, come diavolo lo sollevo quello? Non lo so. Come lo sollevo quello, raga? Mi chiusa. Questo sì che sarà un gran bel problema. Perché non ho la minima idea. Perché, 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 perché? Vabbè. Come non detto, abbiamo acceso la radio, tanto per farci notare un altro po', no? Ce la faremo a sbloccarla? Mi auguro di sì. Ma il tipo è giusto qua dietro, mi sa. Ecco. Che non so cosa fare, raga. Aspettate, cioè, io c'ho una corda di metallo, però non credo che serva a qualcosa, effettivamente, no? Anche perché, vedete, non mi fa interagire, effettivamente. Cavo metallico. No, non mi fa interagire.
Quindi niente da fare. Vabbè, sappiamo che il nostro attuale obiettivo, ragazzi, è nel seminterrato, eh. Eccolo là. Vabbè, sì, dai, ammazzami tanto, figurati. Madonna. Che pure per stavolta sono riuscita a difendermi, ma va a cagare, vai. Che non so dove andare e cosa fare effettivamente per sollevare quella grata lì, raga. Allora, io direi che vado a salvare, perché è la cosa più importante, visto che un minimo di progresso l'abbiamo fatto. Quindi almeno adesso so dov'è il punto di salvataggio, che ce n'è uno qui e ce n'era un altro sotto, se non erro, che già ho dimenticato dov'è. Per cui, ragazzi, in questo caso mi dovrete aiutare voi. Ah, qui mi posso anche curare, è vero? Oddio, che significa sta cosa che si spacca lo specchio? Che non mi potrò curare tipo all'infinito? Madonna. Vabbè, allora ragazzi, in questo caso davvero ho estremo bisogno del vostro aiuto. Cosa diavolo posso usare per sollevare la grata nel seminterrato? Lo scopriremo magari la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Gli obdosh a tutti ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!